perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nel quale andremo a parlare delle 5 cose che potrebbero indurre qualcuno a pensare che Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna siano dei bei giochi. Ovviamente ragazzi arriverà anche un video, se questo format vi piacerà, riguardo alle 5 cose che potrebbero invece far pensare il contrario, ma quest'oggi ho deciso di iniziare dalle cose belle perché sicuramente sono quelle che fanno un po' meno scalpore delle altre. Ovviamente ragazzi la mia opinione già la conoscete, questi video qua sono visti quasi più da un punto di vista oggettivo che da un punto di vista soggettivo. Sapete che Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, nonostante alcune piccole carenze a livello di trama, a livello di tantissime cose, sono due giochi che ho apprezzato. Ma comunque in questi video tenterò di utilizzare uno sguardo un pochino più oggettivo riguardo a quello che andrò ad analizzare. Detto ciò, direi di iniziare con la primissima cosa che penso che sia stata gradita ai fan riguardo Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, ossia la possibilità di catturare tutti i leggendari. Mi spiego un po' meglio. Non sto dicendo il fatto di catturarli in sé. Le catture, comunque, avendole sperimentate sulla mia pelle, sono catture molto facili e che richiedono sicuramente pochissimo impegno rispetto ai livelli di difficoltà nel catturare i leggendari che c'erano in Pokémon Rosso, in Pokémon Blu, in Pokémon Giallo, e metteteci tutto quello che volete. Quello che dico è che finalmente queste catture dei leggendari sono state rese qualcosa di interessante e che sia in un certo senso stimolante. Non che tu li vai a cercare nell'erbetta, non che c'è la grottina dove li trovi, non cose monotone, ma sono stati piazzati in dimensioni comunque alternative, delle quali poi andrò a parlare più specificatamente in un video teoria, e che sicuramente rendono il fatto di catturare i leggendari molto ma molto più interessante e molto più stimolante che nei vecchi titoli, sicuramente addirittura superiore al fatto dell'ipervolo con Latios, che nonostante tutto era molto banale. Sì, figo, vedi la regione, però diciamo che non dava nessun interesse nel catturare questi leggendari. Invece con l'ultraspazio e Pokémon e Solgaleo e Lunala che ci permettono di viaggiare, secondo me questa cosa qua è stata resa al massimo delle sue potenzialità, rendendo le catture finalmente davvero stimolanti. Tant'è che anch'io, che di solito leggendari non ne catturo mai, sono finito per prenderli quasi tutti, ed è una cosa che veramente non mi succedeva forse dai tempi di Diamante e Perla. Poi il fatto che siano stati, fra virgolette, svenduti i leggendari può piacere o meno, ma secondo me il fatto che le loro catture siano state rese così particolari è un fattore positivo e che difficilmente può essere dispiaciuto a qualcuno. Quindi più che tutti i leggendari si potrebbe parlare della modalità con la quale si catturano. In questo modo sicuramente la cosa è più facile da capire, insomma. Cioè per me potete anche, cioè nel senso, i leggendari possono anche non essere, magari vi fanno cagare, però il modo in cui si catturano secondo me è oggettivamente fighissimo. La seconda cosa che reputo davvero fantastica di questi giochi è l'interdimensionalità. Mi spiego meglio. Finalmente i giochi hanno reso in un certo senso pubblico questo fetish di Game Freak di cercare di posizionare le trame in dimensioni diverse per creare casino. E almeno a sto giro, seppur con qualche piccolo difetto, con qualche errore logistico e con dei collegamenti un pochino tirati, siamo riusciti a fare un viaggio dimensionale visitando una vera e propria dimensione alternativa. Una cosa che secondo me è davvero interessante, soprattutto per degli sviluppi futuri, e che, nonostante, ripeto, alcuni difetti legati magari al fatto che questi collegamenti con altre dimensioni, con l'ultra megalopoli e robe del genere, siano un po' tirati e comunque veramente veloci, fuggitivi e insomma senza particolare senso di esistere, comunque è un'introduzione molto molto interessante che rende il gioco, tra virgolette, interessante, non magari bello, però interessante da quel punto di vista, il fatto proprio di poter viaggiare in un'altra dimensione, di visitare un'altra dimensione. Ecco, suggestivo. La parola giusta forse è suggestivo, non che se non c'è è finita. E quindi, nonostante alcuni piccoli errori, trovo questa aggiunta davvero davvero interessante e importante soprattutto per uno sviluppo che avverrà in futuro e magari con un, diciamo, rimodellamento di questo fattore delle dimensioni in chiave molto 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 più positiva di quella che abbiamo visto in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, dove evidentemente la cosa è stata approcciata in un certo senso collaudata. La terza cosa che invece mi ha fatto dire wow è stata la trasformazione finalmente compiuta da Lilia, che già si era vista in Pokémon Sole e Pokémon Luna in un certo senso,
Lilia, che parte con l'odiare i Pokémon, o più che altro con il temere i Pokémon, riesce alla fine della trama addirittura ad avere un Pokémon suo e a combattere al nostro fianco contro due reclute del team Rainbow Rocket. Una cosa davvero interessante che compie quel tragitto che Lily aveva già iniziato in Pokémon Sole e Pokémon Luna e che era stato bruscamente interrotto a metà, come se fosse passata una cesoia, facendo partire Lilia a casissimo per Kanto. In Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna il suo personaggio è stato rimesso in piedi, fatto meglio, sicuramente portato ad un compimento che le permette di allenare in Pokémon, tant'è che Lilia, una delle ultime volte che la si sente, dirà: se un giorno inizierò il giro delle isole, vorrei averti al tuo fianco. Una sorta di apertura di Lilia a questo mondo dei Pokémon. E chissà che veramente non possa essere qualcosa di interessantissimo questo, anche per dei giochi futuri magari. Il fatto, per l'appunto, che Lilia sia diventata finalmente un allenatore di Pokémon compie quel tragitto di trasformazione del personaggio da odio i Pokémon, temo i Pokémon, ho paura, aiuto un Magikarp, a però dai, qualcosina, sono carini, ciao, oh, finalmente ho fatto amicizia con due Pokémon. Secondo me è una cosa veramente interessante introdotta in questi titoli e che comunque rende un personaggio che alla fine era più o meno fuffa qualcosa di effettivamente positivo. La quarta cosa che in realtà ho già citato è il Rainbow Rocket, ragazzi. Il Rainbow Rocket, nonostante secondo me abbia ricevuto alcune critiche ingiuste, è una feature interessante e che, oltre a portare gli antichi cattivi, quindi Max, Ivan, Cyrus, Gekis e compagnia, finalmente di nuovo in un nuovo gioco, secondo me è utile anche per spiegare questa cosa delle dimensioni alternative che non si era molto capita. Finalmente, effettivamente, è stato spiegato all'interno del gioco come questi personaggi qua vengano da dimensioni alternative e da trame comunque alternative nelle quali hanno vinto, facendoci capire che addirittura in alcune trame questi qua vincono e che quindi ci sono delle dimensioni che noi non conosciamo e che probabilmente non vedremo mai e nelle quali non parteciperemo mai attivamente e che comunque esistono. Lasciando perdere il fatto che il fanservice incredibile, allucinante, cioè che hanno portato tutti i cattivi vecchi è una cosa che è stra fanservice, però il mio timore sinceramente era che questa cosa non fosse ben spiegata e invece è stata trattata bene ed è stata anche utile sotto questo punto di vista secondo me. Poi, tralasciando il fatto che tu arrivi da Giovanni, lo sconfiggi e ti fa bella me ne vado, però tralasciando questo finale abbastanza due dita in gola per vomitare, secondo me il Rainbow Rocket, con le sue spiegazioni e col suo implemento nella trama, spiega qualcosa che fino adesso ci era sconosciuto e comunque dà quel tocco di suggestione, di fanservice e di comunque nostalgia che secondo me in un gioco Pokémon soprattutto è comunque molto molto interessante e, se fatto bene come in questo caso, davvero davvero utile, semplicemente è utile per apprezzare di più il gioco. Però deve essere fatto bene, non come in Pokémon Sole e Luna che c'è Myrton, c'è rosso e blu così a caso, e poi ci sono anche in Ultra Sole, però almeno qui il fanservice è stato fatto bene, mirato. Ecco, bello il fanservice di Ash Greninja a cazzo, bellissimo. Infine ragazzi, ultimissima cosa che secondo me è molto positiva di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna è il finale. Ora, la trama, lo sappiamo, presenta alcuni buchi abbastanza importanti. Ad esempio, a un certo punto si vedono le ultra creature arrivare sulla terra evocate da Necrozma senza motivo. Ciononostante, il finale è molto 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 bello e adesso vi spiego anche perché. Questo finale è un finale totalmente diverso. Se prima avevamo il finale con cattivo che cerca di mantenere il leggendario e tu che arrivi a prenderlo, oppure io che combatto contro il cattivo, oppure io che combatto, oppure ancora io che combatto, oppure ancora questo mi ferma, oppure ancora oddio c'è il leggendario, insomma erano tutti uguali i finali all'incirca. Questo è diverso perché in questo finale non c'è un vero cattivo, non esiste un'organizzazione puramente malvagia. Il Team Skull è malvagio, sì, diciamo che è malvagio come può esserlo il teppistello sotto casa mia, e Guzman semplicemente va dietro a Samina, proprio a Guzman piace Samina, vorrebbe
Samin è semplicemente egoista e narcisista, è una persona un po' deviata mentalmente, una persona squilibrata che pensa di poter sconfiggere Necrozma per i cavoli suoi, l'ultrapattuglia, vuole salvarsi, insomma alla fine il vero nemico non c'è e non è neanche Necrozma il vero nemico, perché Necrozma povero è lì che soffre. E quindi in realtà tutta la trama si incentra sul bene, tutta la trama è volta a ripristinare l'equilibrio e alla fine ogni organizzazione, da malvagia che sembrava, riesce in un certo senso a trovare una comunione per poter andare a risolvere la situazione drammatica che si è creata. Sì, c'è vicio, però c'è vicio, cioè è vicio, anche lui vuole scalare di grado, vuole arrivare al coso, e per fare questo giustamente chiama il team Rainbow Rocket e fa conquistare Leather Paradise. Vabbè. E quindi il finale di questo gioco ha davvero il suo perché, anche in questo senso. È un finale diverso, è un finale originale, ed è un finale che nonostante sia molto veloce, molto frettoloso, semplicemente perché nessuno ci ferma per arrivare da Necrozma, è comunque un finale davvero ottimo. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono le cose che vi hanno fatto apprezzare Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, e se volete insultare questi titoli, aspettate, perché uscirà anche il video riguardo alle cose brutte. In quel caso potete andare di cattiveria, io vi sostengo. Nel caso vogliate un video di questo genere, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, e se raggiungiamo i 200 like vi porterò sicuramente il secondo video riguardo alle cose che secondo me non sono a posto in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Se non siete ancora iscritti vi invito però ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, passate dai social per ricevere sempre contenuti esclusivi, in particolare da Instagram, e premete la campanella per ricevere every day i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.